Ed eccoci in diretta, direi che ci siamo. Aspettiamo qualche secondo per essere sicuri che siano partite entrambe le dirette. Mi riferisco a YouTube e a Facebook. Dovremmo esserci. Sì, ci siamo, benissimo. Ok, questa sera parliamo di colori per le labbra. Domande che mi piovono da destra, da sinistra, da sud, da nord, dall'Italia, dall'estero. Per capire quali colori dobbiamo utilizzare quando nel trucco permanente, che è il nostro amatissimo mestiere, ci viene richiesto di effettuare un trattamento di labbra. Allora, intanto vediamo di capire se ci siete tutti, se ci siete tutte, se ci siete tutti. Aspettiamo un attimino. Si sta creando la diretta. Sì, io sto guardando qua la regia, eh? Allora, va bene, dai, ci siamo. Sì, qualcuno comincia ad arrivare. Anna Rita! Ciao Anna Rita Mellone, ciao, ci siamo visti a Roma. È stato veramente bellissimo, bellissimo. Ho avuto l'onore di trascorrere un paio di giorni veramente, veramente piacevoli, piacevoli. Quindi un caro saluto di cuore davvero. Tra l'altro, vabbè, poi ne parliamo dopo del tuo lavoro, Anna Rita. Allora, Iole Castellana, ciao Iole, con te ci stiamo sentendo in questi giorni. Molto brava a lavorare, Iole. Sta entrando piano piano anche lei nell'universo Lux. E come si fa a non entrare, ma soprattutto come non si fa, cioè, si deve per forza, ecco. Anna, ciao, ci siamo sentiti noi. Jenny Vieste, ciao. Ramona, che bel corso che abbiamo fatto, eh? Simona, Mara, Celeste, ciao Celeste. Con Celeste ci siamo visti oggi. Ciao River Johnny, carissimo River Johnny. Allora, niente, va bene. Allora, due parole velocissime, voglio dirle, devo dirle, mi sembra giusto dirle riguardo al corso che abbiamo fatto a Roma. È stato un corso veramente bello, 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 bello. Un bel gruppo, veramente bello. E devo dire che mi sono trovato molto bene in generale a Roma, proprio Roma. Non è la prima volta che vado a fare un corso a Roma, come voi ben sapete, però tutte le volte che ci vado sono così felice di esserci stato. Roma è una città stupenda, i romani sono simpaticissimi, sono persone di gran cuore, persone che ti fanno stare e ti fanno sentire sempre a casa. E quindi non so come dire, Roma è diventata una delle mie seconde case, sono tutte seconde case, no? Le città dove mi trovo particolarmente bene. Ecco, Roma è una di queste, e mi dirai, ci mancherebbe altro, come no? È Roma, città meravigliosa, gente meravigliosa, e quindi la fama che ha nel mondo è assolutamente giustificata. Bene, allora. Questa sera parliamo di colori per le labbra. Wow. Eh sì, Iole dice che è onore. Eccovi qua, eh. Sì, a piccoli passi anch'io nell'universo Lux. Certo, Iole, tu adesso stai entrando, ci stiamo conoscendo un po' professionalmente, ma presto, probabilmente, come dire, terrai alta la bandiera Lux nella tua zona, eh. Buonasera, Franci Arte. Ciao. Sì, Ramona conferma, vero, bellissimo, il corso di Roma è stato veramente bello, bello, bello. Tutte persone veramente simpatiche, piacevoli, bellissimo. Allora, vediamo di capire un paio di cose a proposito delle labbra, perché stasera parliamo di colori labbra, colori labbra. Le labbra, abbiamo anche Paola, la mia carissima amica Paola Borchio. Ciao Paola, ciao. Sì, ormai noi ci conosciamo e lavoriamo insieme da tanti anni, quindi non fatico a dire che è una mia cara amica e sono certo di essere ricambiato, tra l'altro. Bene, allora dicevo, questa sera parliamo di colori labbra. La prima cosa che voglio consigliarvi quando avete a che fare con le labbra è di capire che la psicologia della cliente è molto diversa rispetto a quella delle sopracciglia. E questo, attenzione, perché non è assolutamente banale, eh? Non è assolutamente banale, nel senso, quando ci troviamo di fronte a una cliente che vuole fare le labbra, non so come dire, ecco, ragiona in un modo diverso rispetto alla cliente che vuole fare le sopracciglia. E ora lo vediamo, ma non posso evitare di salutare
queste altre persone che mi stanno scrivendo. C'è anche Sonia Faletti, ciao Sonia, Andreina, carissima Andreina, ciao ciao, buonasera anche a Monica Lotti, ciao ciao Andreina, Andreina sentiamoci un po', fammi sapere come va, Andreina, chiamami un po', avrei curiosità di sentirti. Ok, dicevo, vediamo di capire quali sono queste differenze. Perché? Perché una volta che abbiamo capito queste differenze, anche la scelta del colore segue un percorso un pochino differente. Dunque, vediamo un pochino e vediamo soprattutto se voi siete d'accordo con me, e mi piacerebbe sapere se siete d'accordo con me, soprattutto in base alla vostra esperienza. Ecco, dunque, chi vuole fare le sopracciglia spesso e volentieri ha bisogno delle sopracciglia, cioè fa le sopracciglia perché deve in qualche modo correggere qualche problema, che potrebbe essere la mancanza di una parte del pelo naturale che nel tempo è andata via, oppure una asimmetria, oppure una crescita del pelo molto rada o del pelo molto sottile per cui non si vedono bene, oppure un lavoro fatto in precedenza da aggiustare. Insomma, nella grande maggioranza dei casi, quando una cliente viene a fare le sopracciglia, ha bisogno di fare le sopracciglia, ci sarà sicuramente un grande miglioramento, e quindi quando noi andiamo a scegliere il colore, dobbiamo inevitabilmente scegliere un colore che sia giusto per quella persona lì, per il colore della pelle, per il suo sottotono, per il tipo di lavoro che facciamo, per tutta una serie di cose che spiego molto bene durante i corsi, che ripeto spesso nel gruppo di lavoro e che ogni tanto dico anche qui. Quindi attenzione, la scelta del colore è abbastanza complessa quando si tratta delle sopracciglia, perché dobbiamo proprio scegliere il colore giusto per quella cliente lì. Non possiamo scegliere così a caso e soprattutto non possiamo tanto farci guidare dalle nostre clienti, non perché non le vogliamo fare contente, ma per l'esatto contrario, perché noi le dobbiamo fare contente, e spesso e volentieri le clienti non hanno proprio le idee chiare a proposito dei colori da utilizzare, anche perché non conoscono i colori, non conoscono l'effetto dei colori sulla pelle, non conoscono cosa succederà nel corso dei mesi sulla pelle. Quindi noi dobbiamo dare una consulenza anche di questo tipo e, da professionisti, utilizzare il colore giusto. Bene, credo che fino a qua siamo tutti d'accordo, e però era giusto mettere i puntini sulle i. Ecco, quando si sceglie il colore delle sopracciglia si compie questo difficile percorso. E intanto qualcuno si è aggiunto, Nives Rizzo, ciao Nives, ciao Linda, Linda, noi ci vedremo presto, Linda parteciperà a un corso avanzato su Milano, ma ora facciamo un po' di excursus sui corsi, sui prossimi corsi. Elena, ciao Elena, Eliana, Eliana, un po' che non ci vediamo, ciao Iva Ivanova, Deborah carissima, ecco, anche Deborah sarà un corso avanzato, ma come puoi mancare? Iole, io dico sempre che le sopracciglia sono la cornice del volto, le labbra fanno la differenza. Bene, giusto, molto bene, mi piace questo sistema, mi piace. Diciamo che da questo, dal punto di vista strettamente tecnico, si può dire che le sopracciglia siano parte integrante e sono parte integrante della mimica facciale. Quindi quando tu dici sono la cornice del volto, un po' probabilmente intendi questo. Sono parte integrante della mimica facciale, quindi delle sopracciglia in ordine rendono la mimica facciale molto migliore, quindi un viso molto più espressivo, quindi vanno curate assolutamente. Intanto saluto anche Melania Scarpati, ciao Melania. Ok, quindi siamo tutti d'accordo. Ah, abbiamo anche Uberta, la carissima Uberta. Sono tutti, io dico sempre, sembra che io faccia sviolinate, no? Che dico Uberta Colangeli, ciao. Sembra che io faccia sviolinate, dico carissima qua, carissima là. Però io vi dico la verità, vi dico la verità. La grande fortuna che ho, che mi date voi di andare in giro per l'Italia e di conoscervi, è perché veramente io becco sempre delle persone, conosco sempre delle persone che sono amorevoli, ma amorevoli è proprio la parola
che mi viene più naturale da dire, veramente delle persone meravigliose, con i quali non solo instauriamo un rapporto di lavoro, ma spesso e volentieri anche di amicizia o quantomeno di confidenza, ecco, insomma, quindi è veramente molto bello, molto più di quello che ci si aspetta da un semplice corso, quello che nasce. E il gruppo di lavoro lo testimonia, ma poi ecco, vedi io saluto veramente volentieri queste persone con cui ho passato qualche giorno ed è stato sufficiente perché ci sia subito un bel legame, perché si parla di cose interessanti, si parla di cose veramente molto molto piacevole. Ok, allora, dicevo, invece la psicologia della cliente che vuole le labbra è diversa, molto diversa. Perché? Perché la cliente che decide di effettuare il trattamento alle labbra non lo fa quasi mai per un bisogno, quasi mai. Capita, per carità, perché può capitare magari una forte asimmetria, può capitare una serie di, ma raramente. La maggior parte delle volte, invece, la cliente vuole le labbra semplicemente perché vuole le labbra. Cioè vuole le labbra, punto e basta, non c'è un motivo tecnico, non c'è un motivo razionale, vuole le labbra perché le piacciono, perché si piace con le labbra un po' più colorate, perché magari usa spesso il rossetto, quindi vuole le labbra non perché le servono, le vuole perché le vuole, esattamente come vuole una borsa, esattamente come vuole un paio di scarpe, vuole anche le labbra. Quindi capite bene che la psicologia è completamente diversa, Le labbra, spesso e volentieri, sono proprio un vezzo, cioè un regalo che le clienti si fanno senza averne bisogno, ma lo fanno perché gli piace, perché lo vogliono. Hanno proprio il grande piacere di vedersi queste belle labbra in ordine, con un colore qualcuno un po' più forte, qualcuno un po' meno forte, qualcuno, insomma, ci sono tantissimi colori di cui parleremo dopo questa sera. Ecco, però... capite cosa intendo dire? Le labbra proprio le vogliono. E allora, ovviamente, quando siamo di fronte alla scelta del colore, possiamo sì dare molto più ascolto a quello che dice la cliente, a quello che ci chiede la cliente. Perché? Perché per lei è proprio un desiderio. Vuole le labbra esattamente come vuole un nuovo paio di scarpe. E quindi non puoi tu dire a una persona: le scarpe è meglio che tu le prenda beige, ipotesi, perché secondo me sono più intonate con la tua pelle. Ma no, perché lei ti può rispondere: ma io le voglio fucsia le scarpe, perché? Perché devo andare a ballare, capisci? Ecco, cioè, ecco, è un vezzo, no? Le labbra vanno interpretate in questo modo, un po' più leggero, un po' più frivolo se vogliamo, ma ben venga qualcosa che ci fa star meglio e ci fa sentire bene, no? Ecco, quindi benissimo. Ecco che quindi noi abbiamo in questo modo la possibilità e l'opportunità di divertirci anche. Perché? È perché possiamo far contenta la cliente chiedendole proprio: ma te come le vuoi le tue labbra? Che colore vuoi delle tue labbra? E possiamo cercare di farle contente. Di solito ci riusciamo alla grande. Io adoro fare le labbra, lo dico sempre ai corsi, si capisce, immagino, mi piace tantissimo fare le labbra. Perché? Perché riesco a fare contente le clienti con un qualcosa che loro proprio volevano e mi piace da matti. Spesso e volentieri viene apprezzato tanto il lavoro delle labbra proprio perché se la cliente se le regala, poi quando se le vede è felicissima, no? Intanto mi state scrivendo alcune cose. Ciao Giovanna, ecco qua. Melania mi dice: scusami se approfitto, ma volevo dirti che non ho avuto più info sui corsi Napoli. Allora, in questi giorni abbiamo chiamato già un po' di persone per quanto riguarda il corso, diciamo tutte le informazioni riguardo tutti i vari corsi che ci sono, compreso quello di Napoli. Non ti preoccupare Melania, verrai contattata anche tu. Iole scrive: amorevoli perché il tuo approccio è amorevole. Ma può darsi, credo di sì, mi fa piacere pensarlo, certo, ok. Ok, allora, già che hai tirato fuori il discorso, Melania, perché si parlava del corso su Napoli? Perché ho avuto da parte vostra molte richieste: ma quando vieni a Napoli, allora io l'ho buttata proprio lì in diretta, ormai due lunedì fa, ho detto bene, e se raggiungiamo un numero minimo di iscritti, abbastanza basso ma minimo, tanto che giustifichi l'esistenza di un corso, vengo a Napoli
E non solo vengo, ma io ho promesso, e lo faccio, che fisso la data del corso in diretta. Durante la diretta fisso la data del corso. Allo stato attuale non abbiamo ancora raggiunto questo numero, quindi io, che sono un uomo di parola, non fisso ancora la data, ma spero di farlo il prima possibile. Allo stesso modo voglio dire che c'è stata tantissima richiesta anche dalla Sicilia, cosa che mi fa tantissimo piacere, ovviamente. E anche dalla Sicilia abbiamo già parlato con un tot di persone, quindi non appena raggiungiamo il numero minimo, anche in Sicilia verrà fissata la data. Nel frattempo invece vi ricordo le date che sono già fissate, le date di cui abbiamo già certezza che sono il mese prossimo a marzo a Milano, quindi Milano. Per i Lombard faremo il corso per i Lombard. E il 16 e il 17 le faccio girare qui, ve le faccio girare così le vedete. Il 16, il 17 e il 18 di marzo sarò a Milano. Sto parlando del corso iniziale. Durante lo stesso periodo faremo anche i corsi avanzati, sopracciglia, labbra, ok? 16, 17, 18 a Milano. Attenzione, perché questo corso è quasi pieno, mancano due posti, abbiamo ancora due posti. Tra due posti sarà pieno, quindi attenzione a non rimanere fuori, come è già successo, è successo anche adesso, la settimana scorsa a Roma, una persona è rimasta fuori, dovrà aspettare il prossimo giro oppure raggiungerci da qualche altra parte. Poi abbiamo un'altra data certa che è finalmente in Sardegna, quindi parlo per tutte le amiche della Sardegna, e sono tante che mi seguono spesso. E sarò a Olbia dal 20 al 22 di aprile per un corso iniziale, e anche in questa occasione poi mi fermo diversi giorni in più per fare anche i corsi avanzati, quindi sempre in Sardegna si potranno fare. Attenzione amici della Sardegna, amiche della Sardegna, approfittatene, perché come potete immaginare non è facilissimo organizzare un corso in Sardegna. Voi che siete sarde lo sapete quanto è complesso muoversi a venire in Sardegna, e quindi cercate di approfittarne, perché probabilmente prima o poi tornerò, ma probabilmente passerà un po' di tempo. Quindi ad aprile sarò in Sardegna. E invece per gli amici del Veneto, a maggio sarò a Treviso, 18, 19 e 20 di maggio sarò a Treviso. Nel frattempo, sempre in questi tre mesi, farò anche due corsi in Svizzera e un corso in Spagna. Quindi chi avesse piacere venirmi a trovare anche all'estero lo sa, mi trova. Bene, allora andiamo nel vivo della questione. Cosa mi state scrivendo? Rosalia, ecco, ciao Stefano, mi sei tanto di aiuto, mi fa molto piacere, sono contento Rosalia. Iole, spesso si emozionano quando si guardano allo specchio dopo aver tatuato le labbra, vero, confermo. Melania scrive, io ho un alone più chiaro sul vermiglio, in caso di pigmentazione cosa può succedere? Allora Melania, se hai un alone più chiaro sul vermiglio, se ti si occupa delle tue labbra un operatore o un'operatrice in gamba, questo alone si può togliere con una certa percentuale di successo. Ovviamente è molto importante che il colore sia giusto. Rosalia mi scrive, ma a Catanzaro non vieni mai? Allora, a Catanzaro per il momento non è previsto un corso, però se sei di Catanzaro probabilmente puoi venire a Napoli. Napoli non è molto lontano da Catanzaro, quindi potresti fare un salto a Napoli. Allora, vediamo un pochino di capire i colori delle labbra, come sono, come li concepisco io, come sono divisi. Allora, quando noi facciamo delle labbra, i colori possibili sono tanti, ma si possono comunque ridurre a un certo numero di famiglie di colore, che non sono invece molte. E intanto per cominciare direi che possiamo aprire come al solito il nostro tablet, il nostro amico tablet, e cerchiamo di capire quali sono i colori labbra che possiamo trovare, e sono chiaramente i rossi. Quindi tutti i colori che tendono al rosso, i rossi. Poi ci sono tutti i colori marroni. I marroni labbra, il color mattone, no? Il marrone labbra. Quindi labbra che tendono un po' al marrone. Quindi quando voi andate a comprare una matita in profumeria potete comprarla rossa, potete comprarla color mattone. Poi ci sono tutti i colori
che possiamo dire che danno un pochino sul prugna. Vediamo se riesco a trovare un colore che ci somiglia, senza esagerare. Colori che danno un po' sul prugna. Questi colori sono un'altra famiglia di colori, diciamo così. Un'altra famiglia di colori che possiamo, del quale possiamo aver richiesta. E un'ultima famiglia di colori che invece possiamo chiamarlo colori naturali, natural, possiamo scrivere così, naturali, naturali, che vengono chiamati anche colori nude, e sono quei colori che somigliano molto al colore naturale del vermiglio. Chiaramente non c'è un vermiglio, perché le persone hanno tutti vermigli di color diverso, no? Ecco, quindi, però, come dire, li chiamiamo colori naturali. Ecco, quindi queste quattro sezioni, possiamo dirle così, sono le quattro grandi sfere di colore che ci servono e che dobbiamo saper fare, saper costruire quando andiamo a fare delle labbra. Ecco, vediamo questa sera come ottenere queste quattro situazioni, questi quattro colori. Vedrete che con il metodo che ho ideato, che è preso pari pari dalla pittura a olio, sarà molto semplice ottenere tutti questi colori. Semplice, ma attenzione, non facile, no? Chi ha fatto i miei corsi sa, che io spiego sempre la differenza tra semplice e facile. Ve la dico anche questa sera perché sicuramente vi è utile. Qualche cosa è semplice quando è composto di pochi elementi, no? Faccio sempre l'esempio della pizza, no? La pizza è semplice, la pizza ha pochissimi ingredienti perché la farina, l'olio, il pomodoro, l'origano, la mozzarella, ecco, insomma, pochi elementi, un po' di sale, no? Pochi elementi, quindi è semplice. Però attenzione, è molto difficile perché dobbiamo, per fare una buona pizza bisogna essere molto abili, perché bisogna saper mettere bene gli ingredienti, bisogna saper fare una buona cottura, quindi bisogna essere molto abili a fare una buona pizza, anche se fare la pizza è semplice. Cioè, ci sono pochi elementi, ma questi pochi elementi vanno messi insieme in un modo così abile che diventa difficile. Quindi è semplice, ma è difficile. Invece, facile vuol dire un'altra cosa. Qualche cosa è facile quando non serve molta abilità per farlo. Quindi semplice e facile sono due cose diverse. Quando è facile vuol dire che non serve molta abilità per farlo. Quando è semplice invece vuol dire che è composto di pochi elementi. Invece possiamo dire che una cosa è complessa quando è composta di tanti elementi, cioè è il contrario di semplice, no? Semplice, complesso, oppure facile, difficile. È difficile quando è quando serve molta abilità per farlo. Spero di non avervi creato confusione, ma intendo dire che questi colori sono semplici perché sono fatti di pochi ingredienti, ma è difficile farli bene perché bisogna conoscere molto bene i colori, bisogna conoscere molto bene le labbra. Allora il video di questa sera vi serve come una bussola, come un vademecum per poter rifare i colori. Quindi voi potrete rivedervi questo video di stasera per andare a ricostruire i colori. E ovviamente questo video vale anche per tutti gli insegnanti che mi guardano e che avranno quindi il piacere di insegnare lo stesso metodo ai loro allievi, no? Compresi quelli che mi guardano di nascosto e compresi quelli che mi scrivono quelle brutte cattiverie sciocchine su Facebook, no? Che sono veramente sciocchine, come se a me dessero fastidio, no? In realtà, quando mi scrivete una cattiveria sciocchina, io non posso fare altro che constatare che voi giustamente guardate i miei video, perché giustamente vorrete anche voi imparare qualcosa, perché spesso dimostrate di non sapere. Però attenzione, io non è che mi sfugge questa cosa, semplicemente sorvolo la questione, perché non penserete mica che mi metto a discutere con voi di queste quisquiglie e pinzillacchere, no? Ecco, okay, quindi bene, continuate a seguirmi, ok? Allora, vediamo un pochino come ottenere questi colori. Ecco, benissimo, vedo che avete capito tutto, mi state scrivendo che la questione semplice, facile, difficile l'avete capita, sono molto contento. Allora, partiamo dai rossi, ok? I rossi.
com'è che io ho pensato di ottenere dei rossi? Ecco, ovviamente vi parlo, diciamo così, cos'è successo? È successo che io ho creato un sistema, questo sistema preso pari pari dallo studio della pittura a olio, che poi non è altro che il sistema di come funzionano i colori per chi i colori li ha studiati veramente. Questo sistema io poi l'ho portato nel trucco permanente in questo, perdon, scusatemi, è andata un po' di saliva di traverso. Evidentemente sono le iettature che mi mandano, quelli che mi seguono col profilo nascosto, no? Che dicono: dai, speriamo che gli vada la saliva di traverso. Bene, questa volta è successo. Allora, dicevo, parleremo dei pigmenti i pigmenti Lux, che sono i pigmenti che abbiamo messo insieme seguendo proprio queste regole. Quindi, con questi pigmenti potete trovare perfettamente questi colori in modo rapido e anche abbastanza economico, perché servono pochi ingredienti, quindi pochi colori, quindi pochi soldi. Wow, fantastico! Come sapete, sono genovese e quindi sono stato attentissimo a questa cosa. Allora, i rossi, il rosso è un colore primario. Il rosso è un colore primario perché voi sapete bene che i colori primari sono tre, no? Che sono il rosso, il giallo e il blu. E quindi io il rosso non lo posso fare, non lo posso costruire. I rossi ci sono, esistono. Esistono dei pigmenti rossi, esistono dei bei rossi, no? Rossi, rossi, rossi proprio. Ecco, i rossi ci sono. Quando la nostra cliente vuole le labbra rosse, abbiamo bisogno di un rosso che nasca rosso, proprio un bel rosso che proprio è stato concepito così. Spero di essere stato chiaro a proposito dei rossi, no? E chiaramente esistono diverse tonalità di rosso. Diciamo che per non esagerare, secondo me, ho pensato che i rossi, rossi, rossi servivano di due tipi. Ecco, non servivano 50 tipi di rossi, ma almeno due tipologie di rosso che vi faccio vedere. Quindi parliamo dei rossi. Due tipologie di rosso e sono un rosso bello coprente, carico, quindi un rosso coprente. Questo rosso coprente, che nel nostro caso si chiama Intense Red, è un rosso intenso. Ecco, questo rosso coprente a che serve? Serve quando noi dobbiamo fare delle labbra proprio belle rosse, belle cariche. Ecco, ci serve, ci basta un rosso, semplicemente rosso. Oppure, ad esempio, se dobbiamo coprire un lavoro vecchio fatto da altri che magari è un po' bruttino, un po' sbiadito, un po' andata male, ci serve un rosso che copra, un rosso che, come dire, sia un po' arrogante, no? Un rosso invadente, un rosso coprente. Eccolo qua. L'Intense Red è un rosso puro, intenso, che copre molto bene. Però non è sufficiente, nel senso che non tutte le clienti amano un rosso molto evidente. Alcune amano i rossi, ma gradiscono un rosso che sia un po' più morbido, un po' più soft e magari un po' più luminoso. Quindi un rosso più luminoso. Essendo i rossi colori primari, non si poteva creare un rosso luminoso. Avevamo bisogno di un altro colore che nascesse già così. Ecco che quindi un rosso più luminoso per tutte quelle persone che vogliono un rosso non esagerato. Ed ecco che abbiamo quindi il red carpet. Eccolo qua. Red carpet si chiama. Ed è il nostro rosso luminoso. Vedete che differenza rispetto al rosso coprente? Vedete che differenza? C'è una differenza notevole sia di colore sia di riuscita poi sulle labbra, sul vermiglio, ok? Questi due rossi, essendo rossi puri puri, ci permettono già di base di andare sui rossi, proprio sui rossi. Chiaramente, attenzione, chiaramente, ma non tanto chiaramente, lo dico perché non va da sé. Questi colori si possono mescolare tra loro. Attenzione, si possono mescolare tra loro? Sì, certo, perché io mescolandoli tra loro ottengo anche tutte le vie di mezzo. È questa, come dire, l'uovo di Colombo, la cosa interessante, quello che vi fa risparmiare, perché voi avete due colori e con questi due colori, poco poco, potete crearne almeno altri tre che stanno a metà tra questi due. Come? Beh, semplicemente, quando voi avete il vostro tappino, non fate altro che infilare un po' di rosso luminoso, magari qua così, e poi
All'interno del tappino inserite una goccia o due gocce o tre gocce del rosso coprente. Mescolate il tutto, chiaramente otterrete delle varie gradazioni intermedie tra questi due rossi, quindi tra un rosso chiaro e un rosso un po' più carico avete già le tonalità intermedie, e già questo è più che sufficiente per coprire le clienti che desiderano un colore rosso. Sfido io a cercare altre situazioni, cioè altri tipi di rosso. Questo è proprio rosso con tutte le varie tonalità. Poi qualcuno mi potrà dire: sì Stefano, però sai, a me una volta è capitata una cliente che voleva le labbra gialle. E tu, ho capito, cioè, quella volta lì mi dispiace, ma non ti potrò essere di aiuto. Quando vogliono le labbra gialle non ti posso essere d'aiuto. Ma se vogliono le labbra rosse o tendenti al marrone o tendenti al prugna o color nude, ti posso essere di grande aiuto. Quindi diciamo che al 99,9% dei casi delle tue clienti ti posso essere aiuto. Quella cliente che vuole le labbra blu o che vuole le labbra gialle, no, mi spiace, su questo non sono attrezzato, ok? Bene. Io so che vi piace scherzare, quindi mi permetto di scherzare. Allora, intanto però, è chiaro, intanto saluto anche Silvia Soro, ciao Silvia, e anche Michi Lomastro, ciao. È chiaro quindi la questione dei rossi? L'abbiamo risolta molto semplicemente. Abbiamo dei colori già belli e pronti che si possono mescolare e diciamo i rossi si esauriscono qui, ed è semplice come questione ed è anche abbastanza facile, nel senso che mescolare i colori non richiede particolari difficoltà. Tra l'altro ho fatto un video dove spiego come mescolare i colori, quindi se non l'avete ancora visto potete tranquillamente guardarlo, ok? Ricordo anche che non l'ho detto prima, che chi avesse piacere di avere informazioni sui corsi, legandomi al discorso che ha scritto, che ha fatto Melania prima, che ha chiesto informazioni sul corso di Napoli, nella descrizione di questo video, ma di tutti gli altri video, trovate la scritta info sui corsi. Anche se siete su Facebook, insomma, trovate info sui corsi. Vi basterà cliccare e lì avrete tutte le informazioni sui corsi. Ricordo anche una cosa interessante, piacevole e educata, quantomeno gentile da parte vostra, sarebbe condividere questo video adesso in diretta, proprio in questo momento, soprattutto se siete su Facebook. Quindi se siete su Facebook condividete, ci vuole un secondo. Se siete su YouTube, amiche mie, vi posso dire questo: condividete anche da lì. Però mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché sarebbe molto carino riuscire ad arrivare a 10.000 iscritti su YouTube. Perché arrivati a 10.000 iscritti ho una serie di possibilità in più per farvi vedere cose, per darvi, ad esempio posso fare le storie, posso fare tutta una serie di cose che sicuramente vi sarà utile. Quindi se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube, ok? Bene. Allora, vedo che su Facebook non ci sono state condivisioni. Una finalmente condivisione c'è stata. Ok, per cortesia condividete, grazie. Bene, allora andiamo avanti. Abbiamo visto tra i vari colori i rossi, ma andiamo a vedere qual è l'altra categoria, che è quella dei marroni, no? E quindi se noi ci troviamo con i nostri rossi, ma la nostra cliente dice: sì Stefano, a me piacciono i rossi, sì, però in realtà io quando mi trucco preferisco qualcosa che tenda più al marrone. E spesso e volentieri hanno ragione, perché spesso e volentieri hanno un vermiglio, hanno un incarnato che gradisce di più quel colore lì. Semplicemente magari potrebbero essere persone molto abbronzate o potrebbero essere semplicemente persone che hanno piacere di avere quei colori lì. Bene, allora, come si fa ad accontentare queste persone? Non è difficile, anche in questo caso è piuttosto semplice. Perché? Perché per una questione di colorimetria, che adesso è un po' lunga a spiegare, e però proprio stamattina ad esempio abbiamo affrontato questo discorso, perché io in questi giorni sto tenendo un altro corso, è che sono nella mia città natale, sono a Genova, e quindi questa sera posso farvi la diretta diciamo dal solito studio perché sono a Genova, no? Però proprio questa mattina abbiamo parlato di questa questione della colorimetria. Ecco, se voi volete portare un rosso e farlo tirare verso il marrone, non è necessario avere un colore a sé, non è necessario assolutamente, basta conoscere come funzionano i colori.
E quindi, se volete tirare verso il marrone, vi basterà aggiungere una piccola quantità, ad esempio, di un marrone per sopracciglia di colore caldo. Quindi un marrone piuttosto caldo, quindi un marrone con una buona quantità di rosso all'interno. Ecco, se voi aggiungete ad un vostro rosso, che sia uno o l'altro, se voi aggiungete ad esempio una goccia o due gocce di un marrone caldo, come ad esempio il nostro Warm Brown, che si chiama Warm Brown proprio perché è un brown, cioè un marrone warm, cioè caldo, ecco, basta una goccia. Quindi, tanto per farvi il disegnino che è simpatico, avete il vostro tappino, voi mettete il vostro rosso che vi piace tanto e aggiungete una gocciolina di marrone, ad esempio, aggiungete una gocciolina di marrone, ecco, così si vede meglio, poi mescolate, il vostro rosso magicamente tirerà un pochino verso il marrone. Chiaramente voi potete aggiungere anche due goccioline di marrone per farlo tirare ancora un po' di più verso il castano, verso il marrone, verso il rosso marrone, no? Oppure tre goccioline se volete proprio una cosa carica, carica, carica. Chiaramente la gocciolina di marrone voi la potete aggiungere sia al rosso intenso per ottenere un colore più scuro, sia al rosso luminoso per ottenere un marrone più chiaro, più luminoso. Quindi fatevi un attimo due calcoli di quanti colori rossi che tirano al marrone potete ottenere mescolando questi tre colori. Fatevi un attimo un calcolo. Capite che diventa veramente enorme la situazione, cioè potete fare veramente qualsiasi cosa. Voi vi trovate a poter fare tutti i rossi, chiari, scuri e tutte le vie di mezzo. Potete fare i colori che tirano al marrone partendo da un colore chiaro, partendo da un colore più scuro, mettendo una goccia, due gocce o tre gocce, facendolo diventare quindi più marrone, ancora più marrone o molto marrone. Potete partire da un colore rosso intermedio. Insomma, veramente potete sbizzarrirvi con tre colori, tre di numero, tre colori. E dai, tre colori, no 40, 50 colori, spendendo un sacco di soldi, tre colori. Ma questo, come dire, è veramente, ripeto, l'uovo di Colombo, perché deriva da una banalissima dedizione allo studio dei colori. Se si studiano i colori, queste cose diventano, come dire, normali, automatiche e banali. Io, quando ho la fortuna di avere nei miei corsi dei tatuatori, delle tatuatrici che hanno grande capacità di usare i colori, oppure ho la fortuna, perché dico la fortuna, di avere nei miei corsi persone che hanno studiato all'accademia, hanno fatto il liceo artistico, quindi gente che dipinge. Ecco, chiaramente di fronte al mio metodo dei colori, questi gli si apre il cuore, perché si rendono conto che veramente hanno di fronte una persona che ha una certa competenza, no? Ecco, questo succede veramente spesso, posso dire spesso, ok? Allora, ad esempio, ecco, ok, tanto sto leggendo i vostri commenti, vediamo un pochino se c'è qualcosa, qualche domanda. Melania mi scrive, si possono mischiare i colori labbra con quelli sopracciglia? Sì, certo che sì. Io però vi parlo dei pigmenti luxe, perché so per certo che alcune marche vietano di farlo. Ora, io non so perché, però so che alcune marche, alcuni vietano di farlo. Ovviamente non faccio nomi, come non faccio mai nomi di nessuno. Non mi interessa, non è nella mia natura, non me ne frega. I pigmenti luxe li potete mischiare, state tranquille, io lo faccio regolarmente. Centinaia di persone che usano ormai i pigmenti luxe lo fanno regolarmente con successo. Si possono fare tranquillamente e funzionano alla grande, alla grande. Quindi Melania, stai proprio tranquilla, ok? MLupo85 mi scrive: vi seguo da poco, ma molto utile le vostre info, mi fa molto piacere, grazie, grazie, spero che sarai con noi anche le prossime volte. Allora, andiamo avanti, perché con i rossi non abbiamo finito ancora, nel senso che abbiamo parlato dei rossi,
Abbiamo parlato dei marroni, di come si fa a tirare i marroni. Ecco, parliamo adesso dei colori prugna. Come si fa a far tirare un rosso verso quelle che sono le tonalità del prugna? Attenzione, non vi parlo della prugna prugna colta dall'albero, però un rosso che tiri un pochino in quella direzione e quindi sostanzialmente che tiri un pochino verso il viola, perché le prugne di che colore sono? Sono viola, ok? Ecco, come facciamo? Beh, anche in questo caso la logica è esattamente la stessa, perché sempre per questioni di colorimetria che non vi sto a spiegare perché sono lunghe, anche se sono molto interessanti, possiamo ragionare allo stesso modo e aggiungere al nostro rosso, quindi noi prendiamo il nostro rosso come abbiamo fatto prima. Quindi con la stessa identica logica, però ve lo piglio il colore giusto, ecco, noi abbiamo il nostro rosso. Al rosso andiamo ad aggiungere un marrone freddo. Vediamo se lo trovo, un marrone più freddo. Eccolo qua, magari lo troviamo, tanto per darvi un'idea. Un marrone più freddo al nostro rosso. Con una goccia magari di marrone freddo, che noi lo abbiamo perché si chiama cold brown, e cioè marrone freddo, perché così nessuno si può sbagliare. Marrone freddo, ecco qua, che quindi il rosso più il marrone freddo, siccome il marrone freddo contiene una certa quantità di blu, il blu più il rosso fanno tirare il colore un pochino verso i viola con una goccia, molto di più con due gocce. E molto con tre gocce, quindi avremo dei colori che tendono di più verso il prugna. La logica è esattamente la stessa identica, solo che noi al nostro rosso, anziché aggiungere un marrone caldo, in questo caso aggiungiamo un marrone freddo. Ok? L'effetto non è altrettanto dirompente, e vi dico la verità, sono molte meno le clienti che lo chiedono. Però anche in questo caso la teoria dei colori ci viene a supporto e funziona perfettamente, si può fare tranquillamente. Non è una cosa che si fa spesso, ma si può fare tranquillamente. Non si fa spesso non perché c'è qualche controindicazione, perché diciamo che su 10 clienti che fanno le labbra, la maggior parte le farà rosse tendenti al marrone o ai colori nude. Diciamo, è solo una piccola percentuale che gradisce le labbra tendente al prugna, piccola percentuale, però voi sapete come si fa, quindi avete comunque la possibilità di farlo. Ok? Intanto vediamo i vostri commenti. Roberta scrive: "Buonasera Stefano, ma come facciamo a ricordare la quantità del rosso base scelto se ci serve per il ritocco? Perché se si parla di gocce che aggiungeremo le prossime, le possiamo contare e ricordare?" Beh, tanto per cominciare, ti basta prendere degli appunti, no? Ti basta prendere degli appunti. Poi io, sapete, ho una mia idea che è data dalla tanta, tanta, tanta esperienza, e che è questa. Voi prendetevi gli appunti, e cioè scrivetevi la ricetta del colore che avete usato per la vostra cliente. Perché? Perché così quando torna al secondo appuntamento voi potete riutilizzare lo stesso colore, lo potete rifare, perché se voi prendete il tappino da 9, da 12 mm, nel caso delle labbra io consiglio quello da 12 mm, sapete che avete messo una goccia di ad esempio warm brown e tutto il resto è ad esempio intense red, beh non potete sbagliare, o se sbagliate, sbagliate di veramente così tanto poco che è impossibile che ve ne possiate accorgere. Uguale due gocce, uguale tre gocce, cioè se voi scrivete le dosi non potete sbagliare. Quindi secondo me il problema spesso si risolve. Però vi dico una cosa, vi dico che non sempre, attenzione qui, non sempre è necessario utilizzare lo stesso colore alla seconda battuta. Non sempre, perché noi abbiamo un cervello e quindi lo dobbiamo utilizzare. Quando la cliente viene alla seconda battuta, noi dobbiamo controllare quello che abbiamo fatto. Dobbiamo verificare se il colore che abbiamo scelto alla prima battuta andava bene. Andava bene? Ha avuto il risultato che volevo? Se la risposta è sì, mi piace tantissimo, mi piace quel colore lì, bene, allora lo rifaccio uguale. Se invece, ad esempio, possiamo stabilire che ne so, per dire, era un po' troppo chiaro.
Beh, allora io la seconda battuta ne userò uno un pochino più scuro. Oppure, sì, tendeva al marrone, ma la cliente ti dice mi piacerebbe un po' più marrone. Beh, tu sai ad esempio che hai messo una goccia di marrone, ne metterai due. Capito cosa intendo dire? Non è sempre giusto, anzi, a dire la verità, la maggior parte delle volte si cambia colore alla seconda battuta. Si cambia colore perché ogni volta dobbiamo valutare la situazione e ripartire con la scelta del colore da zero. Ma non è così faticoso. Una volta che avete imparato questo modo di pensare, va da sé la questione, va assolutamente da sé la questione. Ok? Benissimo. Roberta scrive: sì, ok, ma le quantità nel tappino non è facilissimo metterle alla perfezione. Beh, sì, non è difficile perché il dosatore è veramente sottile e quindi è molto facile. Vedi che il dosatore adesso qua questo è chiuso perché è sigillato, no? Però è veramente molto facile invece utilizzare le stesse quantità. Non ti preoccupare che da quel punto di vista lì io personalmente non ho mai avuto alcun problema e credo che neanche tu ne avrai assolutamente. Se il dosatore è così preciso, non c'è assolutamente nessun problema. Poi i tappini sono sempre quelli, stiamo parlando di quantità veramente piccole. Se fai le cose per bene, perché ecco una cosa non ho detto, perché io lo do per scontato che voi lo sappiate, ma se non lo sapete ve lo dico: il tappino va riempito fino all'orlo, non va riempito a metà più o meno. Il tappino va riempito fino all'orlo, sempre fino all'orlo. Non fate i genovesi, mi raccomando, eh. Se voi riempite il tappino fino all'orlo, questo vi serve perché quando intingete non andate a ravattare, come si dice a Genova, non andate a pescare il colore in fondo, e non andate a picchiare con l'ago sul fondo del tappino, dovete tenerlo su, il tappino deve essere pieno. Quindi la misura è quella, non potete sbagliare, ok? Ok, vedo benissimo. Ok. Johnny scrive: io segnerei la quantità di gocce inserite del colore scuro in quello chiaro. Sì, certo, esattamente, Johnny, esattamente quello che ho detto di fare. Bravissimo. Rosalia scrive: per avere info sui tuoi colori, dove devo guardare? Ah, allora va bene, ve lo dico, vabbè, ve lo posso dire anche adesso. Se volete info sui colori, potete utilizzare, ad esempio, per avere un contatto rapido, un WhatsApp. A questo numero per avere un contatto rapido, oppure potete scrivere alla pagina Facebook, oppure trovate nella descrizione del video info sui pigmenti, cliccate info sui pigmenti e lì andate a finire nel sito dove vedete le foto di quelle cose che vi sto facendo vedere questa sera e da lì potete fare poi il vostro ordine. Però dipende che velocità volete. Con il WhatsApp la velocità è sicuramente più rapida perché il contatto è diretto, se no potete, se non avete fretta, andare sul sito, vedete, è tutto fatto perché per voi sia molto semplice, ok? Bene, mi diceva bene, grazie, benissimo, bene, mi fa piacere. Simona dice: bello avere una cartellina per ogni persona. Beh, sì, tanto tu comunque per le tue clienti devi avere per forza di cose il consenso informato, per forza di cose, e quindi hai per forza di cose qualche cosa per ogni tua cliente. Ci puoi tranquillamente aggiungere un foglio con scritto i colori che usi, oppure come faccio io, annotare i colori direttamente sul consenso informato, così risparmiamo carta, siamo ecologisti e siamo anche genovesi, no? Ok, va bene, io questa cosa che i genovesi sono tirchi mi diverto da matti, perché poi, e ve lo possono confermare le persone che mi conoscono, perché poi questa cosa puntualmente non si verifica, no? Sarà che sono mezzo sangue siculo e che quindi questa cosa qui in realtà mi porta da tutt'altra parte, ma non mi sento assolutamente tirchio e taccagno, però mi piace giocarci su a questa cosa, perché comunque lo spreco non mi piace. Ok, infatti abbiamo parlato di un sacco di colori, ma in realtà questo sacco di colori fino adesso l'abbiamo fatto con quattro colori soltanto. Sono solo quattro i colori per ottenere poi tutta questa varietà. Ma non abbiamo finito, ragazzi, ancora non abbiamo finito perché in realtà arriva quello che è il pezzo forte, secondo me. Il pezzo forte che sono i colori nude, no? Ok. Perché? Perché soprattutto in questo periodo, in questi invece vanno molto forte, vanno molto di moda i colori nude.
Molte clienti lo chiedono ed è anche un bel lavoro e vi dirò che io lo faccio veramente volentieri. Questo tipo di colore mi piace moltissimo e adesso vi spiego come farlo, ok? Celeste scrive: i colori luxe sono descritti sull'etichetta con semplicità e sono ben pigmentati, belli densi. A me piacciono moltissimo. Mi fa piacere, Celeste, grazie per la tua testimonianza, mi fa molto piacere. Ovviamente i colori luxe seguono tutta la normativa europea, quindi hanno in etichetta tutto quello che devono avere, hanno il foglietto illustrativo come devono avere, tutte le certificazioni come devono avere, ovvio, ci mancherebbe altro, seguono tutto quello che la legge prescrive che seguano, ovviamente. Bene, allora andiamo a vedere come si fanno i colori naturali. Prendete carta e penna se non ce l'avete già, perché fino adesso ho detto cose facili. Invece questa roba qui che vi sto per dire è un po' più difficile, è un pochino più complessa, un pochino più difficile e anche complessa. Quindi scrivetevi quello che vi sto per dire. Come si fa ad ottenere un colore naturale, cioè un colore vermiglio, un colore nude? Come si fa a ottenere questo colore? Come si fa? Allora, si fa così. Voi dovete prendere un rosso che vi piace. Si parte sempre dal rosso. Può essere un rosso un po' più carico o un po' meno carico, oppure una via di mezzo, questo lo decidete voi, in base a un rosso che vi piace. Nel senso, non che vi piace perché a voi piace, ma un rosso che vi piace nel senso che è un rosso che voi pensate che stia bene alla vostra cliente, che si intoni bene con la vostra cliente. In questo senso si dico mi piace, ovvio, eh? Ok? Un po' come quando andate a comprare magari una camicia e il commesso o la commessa ti dice: ecco, questa mi piace. Non intende dire che piace a lei, intende dire che ti sta bene addosso. Ecco, quindi queste cose io le sottolineo perché, come dire, siccome ci sono tanti simpaticoni online che poi dicono: Stefano Strano ha detto che... Ecco, ok, in questo senso, ok, bene. Allora, quindi, prendete un rosso che sta bene alla cliente, sceglietelo, fatelo o usatelo puro, che sta bene alla cliente. Poi, utilizzate una goccia o due gocce di colore marrone. Quindi di marrone, io preferisco sempre per questa operazione usare il marrone caldo, quindi il warm brown, questo, il nostro amichevole warm brown, preferisco sempre questo per questa operazione qui. Quindi un rosso che sia intense red o che sia red carpet, vi posso garantire che funziona bene in entrambi i casi. In un caso verrà un pochino più luminoso il colore, nell'altro invece un pochino più denso. Aggiungo un po' di warm brown. Quanto? Una goccia, due gocce al massimo, diversamente mi diventa troppo scuro. E chiaramente i più attenti di voi diranno: sì Stefano, ma in questo modo non faccio altro che ottenere un colore marrone, me l'hai spiegato 10 minuti fa. Giusto, bravo, bravo, esattamente così. Otteniamo un bel colore mattone, un bel color mattone. E poi, sempre grazie alla teoria dei colori, ci mettiamo il tocco di magia. Il tocco di magia, sapete come si chiama? Si chiama Gentle Pink, rosa gentile. Ecco il tocco di magia. Questo è un rosa, come vedete. È un colore che non si usa da solo. Non è un colore che va usato da solo, perché è troppo chiaro, è un colore che contiene una certa quantità di bianco, quindi è un colore, ve lo faccio rivedere, troppo chiaro, e quindi non si usa da solo, ma è la nostra arma segreta, il tocco di magia. E quindi io al marrone che ho costruito prima aggiungo un paio almeno di gocce di Gentle Pink, lo vado a mescolare e vedrete cosa succede. Vi esce fuori un nude meraviglioso. Poi ovviamente le gocce, le due gocce, non le unite, non le mettete subito insieme, ne mettete una, mescolate, se vi sembra troppo scuro ne mettete un'altra, mescolate, se vi sembra troppo scuro ne mettete ancora un'altra, mescolate, e poi basta, perché se andate avanti diventa troppo chiaro, e questo ve lo garantisco, superate le tre gocce di Gentle Pink, diventa troppo chiaro. Voglio essere più preciso, quindi vi scrivo proprio la ricetta, ve la scrivo la ricetta, cari carissime amiche, ve la scrivo la ricetta, ok? Com'è la ricetta del nude perfetto, il nude bellissimo? Com'è la ricetta? Allora, la ricetta è: intanto
Il tappino deve essere da 12 mm. Tappino 12 mm. E così dopo MasterChef facciamo il master del trucco permanente. No, per carità. Non chiamatemi master, non mi piace master, gli altri sono master, master non va bene, io preferisco essere un insegnante, neanche un insegnante, perché insegnante è riduttivo, preferisco essere un formatore, qualcuno di voi con gentilezza e con amore mi chiama guru, che poi non è altro che un modo così piacevole di indicare una persona che si occupa anche della parte spirituale, no? E quindi la parola formatore mi si addice molto di più. Guru mi piace tanto però, perché mi calza proprio. Ok, quindi dicevo, tappino da 12 mm, tappino da 12 mm, perché il tappino da 12 mm permette di mescolare i tre colori meglio, perché quello da 9 è troppo piccino, d'accordo che non vogliamo sprecare il colore, ma da 9 è troppo piccino, anche perché per fare il vermiglio abbiamo bisogno di una quantità di colore sufficiente. Ok? Celeste scrive, seguitemi per un'altra ricetta. Sì, esatto. Allora, tappino da 12. Prendiamo il nostro rosso, ipotizziamo l'intense red, ipotizziamo intense red, eh? E quindi noi nel nostro tappino, diciamo qua, nel nostro tappino, mettiamo una certa quantità di intense red. Ad esempio, tanta così, quindi intense red, che sarà la nostra base. Ok? Bene. Quindi sarà la nostra base, l'intense red sarà la nostra base. Dobbiamo costruirci il marrone, cioè il color mattone. Quindi a questo intense red noi andiamo ad aggiungere, ad esempio, una goccia di warm brown. Quindi più warm brown. Come vedete, questi colori si chiamano con quello che sono della serie parla come mangi, non l'abbiamo chiamati chocolate, mineral light, niente, l'abbiamo chiamati warm brown, cioè marrone caldo, così non potete sbagliare, warm brown, una goccia di warm brown, quindi ad esempio un po' di warm brown così. Una goccia di warm brown e mescolate. Come mescolate? Vediamo se siete preparate, come si mescolano i colori. Con i meravigliosi stuzzicadenti, eccoli qua, amorevoli, fantastici, meravigliosi stuzzicadenti monouso, sterili, vanno benissimo per mescolare il nostro colore, perché sono sterili, perché sono monouso, perché sono piccoli, perché costano poco e perché è facile trovarli. Faremo gli stuzzicadenti Lux. Ok? Allora. Quindi siamo arrivati al warm brown, abbiamo creato il nostro color mattone. A questo punto, andiamo ad aggiungere più il nostro gentle pink. Una goccia o due gocce, ipoteticamente. E mescolo ovviamente, e mescolo ovviamente. Questa è la ricetta per ottenere un color nude bellissimo, meraviglioso, che voi potete utilizzare. Per fare un colore nude fantastico bastano tre colori. Abbiamo usato tre colori, che sono tre, no 45, tre colori. Ma non sono tre colori che avete dovuto comprare appositamente, perché i rossi ce l'avevate già, il castano, il marrone ce l'avevate già. L'unico che avete dovuto aggiungere è il gentle pink, ma perché volete fare il nude. Cioè, capite che, infatti, tutta la palette dei colori Lux, tutti quanti, sono 9 colori, cioè sono veramente pochi. Tutta la palette dei colori Lux sono 9 colori. 9 colori, semplice, 9 colori. Tutti i colori Lux sono 9, tutti, solo 9. Perché? Perché 9 colori sono più che sufficienti per coprire la totalità delle nostre clienti. Perché noi che siamo bravi, noi che conosciamo i colori, sappiamo. Beh, qua devo chiudere, qua non ci riesco, vediamo un po' se ce la faccio.
Ok? Dicevo, noi sappiamo mescolarli. E siccome li sappiamo mescolare, non ci serve avere 50 colori, 60 colori. Semplicemente mescoliamo quelli che abbiamo. Ora, siccome molti di voi, qualcuno mi dice samurai. Samurai, vero, vero. Ora ti rispondo, Deborah, l'ho letta la tua domanda, ora ti rispondo. Siccome sicuramente molti di voi si staranno chiedendo, sì, vabbè, ma quanto costano? Sì, vabbè, ma quanto costano? Ecco, ingrediente segreto, sì, perfetto. Allora, rispondo. Allora, rispondo a un po' di domande su Facebook. Allora, Gaetana molto gentilmente scrive: la base della la base della colorimetria, quella, senza di quella non si va da nessuna parte. Io ho fatto studi di arte e comprendo la tua spiegazione assolutamente giusta. Ti ringrazio molto, Gaetana, per la tua testimonianza, ma come ho già detto, molte volte ricevo apprezzamenti da chi ha studiato arte, da chi ha studiato davvero i colori e non così per gioco, tanto per vendervi 50-60 colori, se non 100 colori diversi. Chi ha studiato davvero arte sa che, ad esempio, chi fa pittura a olio nella tavolozza ha pochi colori, però è capace di mescolarli. Questo è importantissimo. Domenica scrive, mi chiede un numero per avere per avere informazioni direttamente. Allora, ho scritto il numero di WhatsApp, lì puoi scrivere per avere informazioni, puoi scrivere anche un messaggio alla pagina Facebook Stefano Strano Trucco Permanente. Io rispondo sempre a tutti, se non rispondo personalmente, comunque prima o poi mi sentirete. Io sono sempre disponibile con tutti, quindi se scrivete delle informazioni, se volete informazioni, un aiuto di qualche tipo, io ci sono sempre e credo che molti di voi possano testimoniare che quello che dico corrisponde a verità. Io rispondo sempre a tutti, magari con i miei tempi, perché ovviamente, come potete immaginare, ho molte persone a cui rispondere, però rispondo sempre a tutti. Laura Pini mi scrive: questi pigmenti sono anche per il microblading? Allora, ti posso dire questo: molte persone li comprano e li usano con successo anche con la tecnica del microblading, tecnica che, come io non ho mai nascosto, non uso, perché ritengo che che usando il dermografo non sia necessario spingersi anche al microblading. Io non uso questa tecnica, ma persone che la usano e che mi seguono usano i pigmenti Lux con ottimo successo. Quindi la risposta è: se li vuoi usare, so che lo fanno, so che si fa, perché comunque sono pigmenti molto densi, molto carichi, perché sono pigmenti di alta qualità e quindi si può fare sicuramente. Ok? Allora, Deborah scrive... mi fa una domanda un po' troppo tecnica, Deborah. Senti, preferisco risponderti in altra sede, perché qua sennò dovremmo parlare mezz'ora. Quindi al limite ci scriviamo, ti scrivo la risposta, perché è un po' troppo difficile. Ti voglio dare una risposta tecnicamente più corretta e non voglio soprattutto adesso dare una risposta che potrebbe confondere le persone che non hanno ancora dimestichezza, le persone che sono un po' alle prime armi o addirittura le persone che devono ancora venire ai primi corsi. Non voglio confondere con delle indicazioni un po' troppo difficili, però stai tranquilla che ti risponderò come faccio sempre. Bene, ok. Allora, direi che siamo arrivati abbastanza alla fine. Se avete delle domande a proposito di quello che abbiamo detto... Ah, ecco, sì, una domanda. Ovviamente adesso rispondo alla domanda principe, che da genovese come faccio, è quanto costano sti colori, giustamente. Qualcuno mi dice, ma quanto costano? Non, però ve lo dico. Allora, dunque... Deborah scrive: tutti i colori spettacolari, li uso e sono il top, mi fa piacere. Ecco, qua dice che costano poco rispetto a tante aziende blasonate, mi scrive Iole, adesso vi dico. Concordo con Gaetana, mi scrive Rosalia, probabilmente riguarda il fatto dello studio dell'arte, certo. Bisogna conoscere la colorimetria, come sempre disponibile. Grande Stefano, grazie di tutto, grazie a te. Buonanotte, fantastica persona, scrive Assunta. Fantastico maestro, la mia domanda è: da quale pianeta arrivi? No, ragazzi, secondo me, sapete, si tratta solo di
Essere persone a modo, no? Essere persone a modo, tutto lì. E allora le cose vanno da sé. Chi mi conosce di persona sa, e chi mi ha conosciuto di persona, che io, come mi vedete qui, sono anche dal vivo, assolutamente, pari pari, uguale uguale. Quello che dico lo faccio, quello che dico lo faccio. Se dico che vi rispondo, state tranquilli che vi rispondo. E credo che, come dire, se innegabilmente adesso, dopo anni che veramente lavoro tantissimo, innegabilmente, Lux e Stefano Strano hanno un certo successo nel mondo del trucco permanente, probabilmente è dovuto anche a questa disponibilità, a questa, credo io, sincerità che evidentemente vi arriva e mi fa piacere. Ok, mi chiedono se sarò al Cosmo Prof di Bologna. No, non sarò al Cosmo Prof di Bologna perché, io non partecipo mai alle fiere come stand. Perché non mi piace, non mi sento un commerciante, non mi sento un venditore, quindi non lo faccio. Ho partecipato ad alcune fiere, ancora l'ultima in Svizzera, dove però sono andato a tenere io una conferenza sul trucco permanente, quindi in quel caso sì, ecco, perché qualcuno mi invita, mentre molti non mi invitano perché hanno paura delle verità scomode che io dico, e quindi non mi invitano. Però dove mi invitano invece vado, ok? Benissimo. Allora. Bene, mi state scrivendo delle cose bellissime, ormai non le leggo neanche perché mi fate arrossire. Allora, quanto costano i pigmenti Lux? Bene, vi dico chiaramente quanto costano i pigmenti Lux senza girarci tanto intorno. Allora, il colore singolo. Allora, il colore singolo. Quindi il singolo colore, ipoteticamente uno tipo questo, costa 29 euro. Il colore singolo, uno qualunque dei colori che vi ho fatto vedere, uno qualunque dei 9 colori Lux. Invece, il full kit, che vuol dire il kit che comprende tutti e 9 i colori, tutti e 9 i colori, ecco, tutti e 9 i colori, insomma, il full kit, che è, diciamo, l'impianto iniziale, si dice, quello da cui si inizia, il full kit, per averli tutti, per iniziare i pigmenti Lux, sono 9 colori. Per 29 euro fa 261 euro, che però invece si trasformano in 219 euro, ok? Quindi il full kit per chi lo desidera costa 219 anziché 261, con un risparmio di 42 euro, che è un risparmio notevole, perché se pensate che un colore ne costa 29, quindi praticamente quasi due colori escono gratuitamente. Questo per agevolare proprio l'impianto iniziale a chi vuole cominciare a utilizzare i colori Lux, a conoscere i colori Lux. Con 219 euro fa un test, conosce questi colori. Ormai, come dire, sono molte le persone che li usano, sono molte le testimonianze. Io stesso li uso sempre, ma diciamo che magari la mia può essere una testimonianza non tanto valida perché, come dire, li propongo io, però fidatevi quantomeno della testimonianza delle vostre colleghe, delle persone che partecipano regolarmente a queste dirette, insomma, che scrivono, che li usano ormai online, i colori Lux si vedono dappertutto. Anzi, attenzione, perché abbiamo aperto un gruppo pubblico! Viva! Un gruppo pubblico! Un gruppo pubblico, perché voi sapete che noi abbiamo un gruppo privato che si chiama gruppo di lavoro, al quale non potete entrare se non avete fatto il corso Lux, no? Ma abbiamo aperto un gruppo pubblico che si chiama Trucco Permanente Forum. Trucco Permanente Forum. Ecco, lì voi potete parlare di trucco permanente, pubblicizzare i vostri lavori, eh? Potete lì, come dire, parlare di tutto quello che volete riguardo al trucco permanente, mettere i vostri lavori, cercare clienti. Ecco, è un gruppo pubblico, pubblico, quindi tutti potete, partecipare. Cercate su Facebook Trucco Permanente Forum, mi raccomando, forum. Ecco, lì trovate il nostro gruppo pubblico. È aperto da poco, ci sono poco più di 300 persone per il momento, ma presto saranno molte, e quindi mi raccomando, ci vediamo tutti sul gruppo pubblico, ok? Bene, bene, benissimo. Sì, serve proprio. Qualcuno dice: vai, vedo che vi piace l'idea, mi fa molto bene. E come dire, serve a voi per pubblicizzare i vostri lavori. Quindi voi dovete diffondere questo gruppo in modo che le persone, le signore che vogliono fare il trucco permanente, vanno lì sopra e trovano nella loro zona chi fa il trucco permanente. E quindi voi potete pubblicizzare i vostri lavori, le clienti vi trovano, vi chiamano e voi lavorate e noi siamo contenti.
Benissimo, bene. Ok, direi che ci siamo detti veramente tutto. Io ho tirato come una bestia per più di un'ora, 1 ora e 10, quindi ragazzi sono anche abbastanza stanco, anche perché oggi ho tenuto il corso come al solito, quindi io sono inossidabile, ho una forza micidiale, ok? Però anche per me ogni tanto viene il momento quantomeno della nanna, del riposo, del sonno, in modo che domani potrò dare di nuovo il 100% a chi si affida a me. Sia come insegnante, sia come artista del trucco permanente, e ci tengo tantissimo a dare sempre il 100%. Credo di riuscirci abbastanza bene, ok? Vi auguro veramente una buona settimana di lavoro, di gioie, di felicità. Ci vediamo lunedì prossimo con una nuova lezione di trucco permanente, durante la settimana con alcuni video informativi e ovviamente per chi mi verrà a trovare ai corsi avanzati e iniziali di Milano, di Olbia, di Treviso, sia per i corsi iniziali che per i corsi avanzati, chi verrà a trovarmi in Svizzera, chi verrà a trovarmi in Spagna e soprattutto amici di Napoli, amici di Palermo, fatevi avanti perché appena raggiungiamo il numero, promesso e lo faccio, sceglieremo una data in diretta online per voi. Ok? Bene, adesso aspetto quei 30 secondi in modo che non vi si chiuda il video e ci salutiamo. Vi auguro veramente buonanotte. Ricordatevi che io vi spiego tutto come vi ho spiegato questa sera, tutto, 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 perché il segreto è che non ci sono segreti. Non ci sono segreti. Mai. Ciao. Vediamo, Intanto vi becco i vostri saluti, che mi piace sempre moltissimo. Maira dice: spero di esserci puntuale lunedì prossimo. Certo che ci sarai, ovvio. Maira scrive: la prima volta che riesco a vedere una tua diretta, ma ho già divorato molti tuoi video come pagine di un libro. Ma che bella cosa che hai scritto, mi fa tanto piacere. Buonanotte, buonanotte. Gabriella Cambi, ciao. Azzurra Salustri, ciao, ciao Azzurra. Ciao Domenica, buonanotte. Ma che forte che sei, mi dice. Yeah! Anna mi dice prima iscritta su Palermo, e vai! E vai, bene, 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 vedete che si fa l'unione, fa la forza, ce la facciamo, ce la facciamo. Tra l'altro a Palermo c'è Eleonora, Eleonora Sino, Eleonora, ciao Ele. Eleonora fa già parte del mondo Lux, quindi è un punto di riferimento su Palermo che c'è già, ci siamo già a Palermo. E tra l'altro Eleonora è pure bravissima, oltre a essere di una simpatia unica. Come tutti voi. Ciao. E questo lo dico per Johnny, River Johnny. Eleonora è anche una gran bella ragazza. Come, guarda caso, abbiamo la fortuna di avere nel mondo Lux tante, tante belle ragazze. E questa è una gran fortuna, ovviamente. Beh, insomma, anche l'occhio vuole la sua parte. È Johnny. Ciao ragazzi, buonanotte.